ci hanno ragguagliato circa la situazione degli indisponibili, se uno vuole confermare che quindi non convoca ovviamente Brighenti e Craglio che sono convalescenti, e Russo perché ovviamente è reduce da questo infortunio e non è ancora in condizioni, è così la situazione. Allora, la domanda è questa. Con il Perugia inizia un tour de force abbastanza impegnativo per il Frosinone come per l'altra squadra. Giocare 6 partite in 28-29 giorni non è semplice per nessuno. Ma lei ritiene che dovendo giocare di queste 6 partite, 4 in casa e 2 in trasferta, anche su campi abbastanza difficili, perché andiamo a visitare Cittadella e il suo Vicenza, che sarà una partita un po' particolare, suppongo, possa dare a Frosinone la possibilità di chiarirci quali sono le sue effettive possibilità in termini di alta classifica. Io non dico che sono decisive, però queste partite ci potrebbero dare a Frosinone una fotografia diversa da quella che abbiamo oggi, insomma. Intanto il tour de force credo che sia stato quello delle 3 partite, perché in pochi giorni abbiamo fatto 3 partite, quindi queste partite che ci sono adesso magari più o meno Ma c'è anche un turno presettimanale. un successo insomma, però ripeto, noi viviamo alla giornata, non è che possiamo pensare a più partite, è chiaro che dopo con altre 6 partite si possono fare valutazioni non solo per il Frosinone ma anche per altre squadre, chi sta in alto magari a sorpresa si conferma oppure chi è dietro cerca di cambiare passo. Siamo in una situazione noi normale, nel senso che siamo mi sembra a sinistra della classifica, in linea con i programmi. Però è chiaro che sappiamo che al di là della classifica, che al momento è prematuro cominciare a guardarla con molta attenzione, noi dobbiamo guardare ai miglioramenti che dobbiamo fare. Ci siamo un attimino soffermati inizialmente sugli equilibri di squadra, soprattutto sulla fase difensiva che siamo andati avanti, insomma abbiamo fatto dei passi avanti, sia nei singoli sia nei reparti. Siamo fiduciosi sulla crescita adesso negli ultimi metri, perché magari inizialmente qualche dubbio sulle individualità dietro c'era, davanti credo che ce ne siano meno, perché i giocatori che abbiamo in organico davanti sono una garanzia, quindi anche se in queste 3 partite non siamo riusciti a fare gol, sono convinto che questo aspetto migliorerà con determinati automatismi.